Anche se suo padre era in paradiso, Holly ha deciso di spedirgli un biglietto d'auguri per il suo compleanno. Immaginate quindi la sua sorpresa quando ha ricevuto una tenera risposta. Iscrivetevi al canale e guardate il video per conoscere la sua storia. Nigel era sempre stato un padre esemplare per la sua piccola Molly ed in pochi anni era riuscito a stabilire con lei un legame che sarebbe durato per sempre. Sebbene fosse un veterano di guerra, era un uomo buono e amante della famiglia, disposto a fare qualsiasi cosa pur di vedere la sua principessina sempre felice. Nigel e Holly facevano tutto insieme. Giocavano, guardavano i cartoni e chiacchieravano di qualsiasi argomento possibile. Ogni volta che uscivano insieme, si tenevano per mano e i vicini non perdevano occasione per ricordare a Nigel quanto fosse bravo come padre. Dato il suo passato, conosceva bene l'importanza della compassione, la gentilezza e l'amore per il prossimo, valori che ha tramandato alla sua Holly al meglio delle sue capacità. Presto vi renderete conto che i suoi insegnamenti hanno avuto effetto. Nel 2018 Nigel ha lasciato l'esercito e ha intrapreso una vita da civile, contento di avere finalmente più tempo a disposizione per la sua famiglia. Aveva in mente una lunga lista di attività che avrebbe voluto fare con sua figlia. Purtroppo, anche le storie più belle rischiano di avere un finale triste. Poco dopo essere tornato definitivamente a casa, infatti, a Nigel è stato diagnosticato un brutto caso di broncopolmonite. La malattia gli ha portato via la possibilità di portare sua figlia a vivere le mille avventure che aveva pianificato e ha lasciato entrare in casa una grande ventata di tristezza. Molti padri desiderano compiere tanti piccoli gesti per le loro figlie, come affiancarle nelle lezioni di guida, assistere alle recite scolastiche e, soprattutto, accompagnarle all'altare. Nigel non vedeva l'ora di fare queste cose con la sua Holly. Ma purtroppo la broncopolmonite se l'è portato via, strappandolo per sempre alla moglie e alla figlia. Perdere il padre è stato terribile per la piccola Holly. Aveva solo 6 anni e non meritava di conoscere un dolore così grande nell'età in cui si dovrebbero vivere solo gioie. Anche se molti suoi coetanei avrebbero fatto fatica a comprendere il concetto della morte, Holly aveva capito perfettamente quello che era successo al padre. Nonostante la giovane età, ha compreso la situazione e si è comportata in modo molto coraggioso. Ha espresso il suo dolore, ma ha anche parlato spesso del padre e delle attività che facevano insieme perché desiderava ricordare i momenti più felici, ha spiegato sua madre Laura. Holly aveva appreso dal papà un concetto molto importante. L'amore non si mostra soltanto con le parole, ma soprattutto con gesti altruisti e premurosi. Adesso che suo padre non poteva più ascoltare i resoconti delle sue giornate a scuola, al divano di casa, Holly aveva solo un modo per tenerlo sempre al suo fianco e assicurargli che non lo avrebbe mai dimenticato. Gli avrebbe scritto dei messaggi. Quell'anno, nel giorno della vigilia di Natale, la bimba ha chiesto alla mamma di aiutarla a spedire un palloncino al papà su in paradiso. Laura l'ha aiutata a decorare un pallone dai colori della squadra del cuore di Nigel e insieme ad Holly lo ha lasciato librare in aria. È stato un gesto tenero, ma per Holly era solo l'inizio. Se non fosse venuto a mancare, Nigel avrebbe compiuto 47 anni. In occasione del suo compleanno, la figlia voleva fargli un regalo, quindi ha chiesto di nuovo alla mamma di aiutarla, stavolta a spedire una cartolina di auguri su in cielo. Era una richiesta innocente e adorabile, a cui Laura non si è potuta sottrarre. Holly ha scelto il biglietto e sulla busta ha scritto «Per papà, in paradiso». Mamma e figlia sono andate all'ufficio postale e hanno spiegato le loro intenzioni agli impiegati, che sono rimasti commossi di fronte all'inventiva e alla resilienza di quella bimba così dolce. Tutti insieme gli operatori hanno deciso di premiare la piccola Holly per il suo buon cuore, poiché la lettera doveva percorrere una grande distanza. Gli impiegati si sono offerti di far sapere ad Holly quando sarebbe arrivata a destinazione e le hanno chiesto in cambio il suo indirizzo di casa. Laura e Holly sono tornate a casa dopo aver imbucato il biglietto e per qualche giorno se ne sono dimenticate. Qualche giorno dopo, nella cassetta delle lettere, hanno trovato una lettera indirizzata ad Holly. «Cara Holly, mentre consegnavamo la tua lettera, abbiamo avuto delle difficoltà e ti scriviamo per confermarti che siamo riusciti nella nostra impresa. Non è stato facile raggiungere il paradiso, perché bisognava evitare le stelle e gli altri corpi celesti che affollano la strada verso il cielo. Tuttavia siamo lieti di informarti che tuo padre ha ricevuto la tua lettera. La priorità dei nostri uffici postali è che tutte le lettere spedite vengano consegnate al destinatario, perché sappiamo quanto questi messaggi sono importanti per i nostri clienti.
continueremo a fare il possibile per metterti a disposizione un canale di comunicazione efficiente col paradiso, diceva il messaggio. È stata Laura a leggere la lettera per Holly, commossa dall'iniziativa degli impiegati delle poste. Holly invece era al settimo cielo. Laura crede che quelle lettere aiuteranno la figlia a scendere a patti con la morte del padre. Nella prossima storia, il senso delle lettere è invertito. Quando Lynn Pierce, di 41 anni, ha scoperto di avere solo un anno da vivere, ha deciso di regalare alla figlioletta una sorpresa a lungo termine. Molto spesso ci chiediamo scherzosamente cosa faremmo se avessimo un solo anno a disposizione sulla Terra. Tanti vorrebbero viaggiare, vivere delle esperienze avventurose o provare tutte le cucine del mondo. Ma Lynn Pierce voleva soltanto assicurarsi che sua figlia Lexi Ann, di 5 anni, non si dimenticasse mai di lei. Per realizzare questo desiderio, quindi, ha deciso di scrivere delle lettere che accompagnassero la bambina fino a 40 anni. Qualche anno prima Lynn era stata diagnosticata la malattia del motoneurone, una condizione rara che causa la perdita di funzionalità dei neuroni motori. All'inizio i medici pensavano di poter controllare la malattia, ma le condizioni di Lynn sono peggiorate rapidamente. Presto ha iniziato a perdere il controllo dei muscoli, cadere spesso e rompersi le ossa ormai troppo fragili, caratteristiche dello stadio più avanzato della malattia. Nel 2019, quindi, i medici le hanno comunicato che aveva solo un altro anno di vita. Da quel momento in poi, Lynn ha deciso che avrebbe trascorso ogni minuto di quell'ultimo anno a costruire ricordi significativi per la sua bambina. Dopo la diagnosi, mamma e figlia hanno viaggiato in lungo e in largo, dal Regno Unito a Disney World. Ma Lynn voleva di più. Desiderava che Lexi avesse una parte di lei sempre con sé, anche dopo la sua morte. E così ha iniziato a scrivere le lettere. Volevo fare qualcosa che le ricordasse che l'avrei amata per sempre. Il legame tra una mamma e sua figlia è indissolubile anche nell'aldilà, ha spiegato Lynn prima di spegnersi. Ormai aveva già perso gran parte della sua mobilità, quindi ha dovuto chiedere aiuto ad un'infermiera dell'ospedale di Nottinghamshire. Lynn ha dettato le parole all'infermiera, ma si è sempre impegnata strenuamente per firmare le sue cartoline, nonostante le mani tremanti. In ciascun biglietto, Lynn ha incollato delle foto scattate con la figlia nei loro viaggi. Nelle cartoline per il 18° e il 21° compleanno di Lexi, Lynn ha allegato delle foto che la ritraevano a quell'età così che la figlia potesse cercare delle somiglianze tra i loro volti. La donna ha scritto anche una tenera lettera per il matrimonio della sua Lexi e l'ha inserita in una busta con la sua fede nuziale e un orsacchiotto di pezza che aveva ricevuto a sua volta da sua madre. Gli infermieri e i dottori dell'ospizio in cui riceveva le sue cure erano estremamente orgogliosi della sua forza d'animo. La determinazione che ha dimostrato nel voler usare il poco tempo che le restava per lasciare a sua figlia tanti bei ricordi è stata un'ispirazione per tutti noi, ha dichiarato Joe Pokey, direttore della casa di cura di Nottinghamshire. Lynn ha potuto contare a sua volta sul supporto della sua bambina. Sebbene sapesse che sua mamma l'avrebbe lasciata troppo presto, Lexi è rimasta sempre al suo fianco, con coraggio e amore. Anche voi avete un bel rapporto con i vostri? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.